Circus is coming. You better get ready. Rex Circus, Adriano Bono con un bellissimo CD pieno di energia. Un disco di reggae, musica balcanica. In qualche modo, sì. Che cosa raccoglie questo disco? È un mondo del circo, no? Che sì, tu adori. Più che altro sintetizza 5 anni di attività live di uno spettacolo intitolato proprio The Reggae Circus di Adriano Bono, che è cominciato nella primavera del 2009, quando mi sono trovato a dover organizzare una serata reggae dalle mie parti sul litorale di Roma. Volevo che ci fosse un tema, che la serata reggae avesse un tema per differenziarsi dalle tante altre che c'erano in città, e non so perché mi è venuto in mente questo tema circense. Nel momento stesso in cui ho evocato lo spirito del circo intitolando la serata Reggae Circus, da lì in poi è successo di tutto, perché ho detto va bene, allora c'è la parola circus, almeno un artista circense, un piccolo tocco di arte circense ci deve stare, e ho buttato dentro un clown che ha improvvisato durante la musica, e da lì in poi l'idea mi è piaciuta, al pubblico è piaciuta ancora di più, e la cosa è cresciuta fino a diventare uno spettacolo che oggi va in giro con 2, 3, 4, in certe occasioni addirittura 12 artisti circensi, che sono i veri protagonisti dello spettacolo, perché noi stiamo lì con la band. Oggi sto qui in versione cantante a sonagli and solo, one man band, ma normalmente questa cosa la facciamo con una band elettrica molto potente che si chiama Torpedo Sound Machine. Lo spettacolo è molto divertente, bisogna vederli, eh? Sì, divertente, perché durante questo concerto a un certo punto salgono sul palco gli artisti circensi e fanno il delirio. Sale sul palco lo sputafuoco, oppure la performer di burlesque, i giocolieri, i trampolieri, addirittura è salito sul palco un mago di quelli che si porta tutto l'armadio e fa sparire la ragazza dentro questo suo armadio. Noi ancora non abbiamo capito come fa, nonostante ce l'abbiamo davanti agli occhi, quindi insomma. Senti, abbiamo visto il tuo video, il video di un brano, che poi, sì, poi dobbiamo parlare un po' di questo brano, ci sono alcune curiosità volevo chiederti. Ci sono un sacco di personaggi del circo, ma sono artisti di strada? Sì, per lo più sono artisti di strada, perché comunque le due discipline sono molto affini. Chi fa spettacolo in strada spesso fa un'arte circense, che sia la giocoleria, che siano le bolle di sapone giganti, oppure lo spettacolo col fuoco, sono due, diciamo, contenitori comunicanti. La cosa che mi sorprende del disco, che è un disco, diciamo, vulcanico musicalmente, reggae, musica balcanica, però è scritto da un autore, perché tu sei un autore di canzoni, quindi c'è un'importanza della parola. Sì, in effetti è un concept album, quindi già da questo punto di vista si differenzia dalla maggior parte degli altri dischi reggae che ci sono in circolazione, perché tutte le canzoni di questo disco sono dedicate a vari personaggi di questo fantomatico circo, e quindi c'è una canzone dedicata, non so, allo sputafuoco, un'altra al clown, un'altra ai leoni che scappano della gabbia, un'altra a uno spettatore che si innamora della trapezista, e quindi già da questo aspetto si capisce che c'è un'intenzione molto autorale. In effetti le canzoni sono state scritte in maniera abbastanza tipica per quanto riguarda la musica reggae. Diciamo che è un disco di canzoni d'autore registrato in stile reggae, una cosa abbastanza originale. Il sound è molto bello, infatti anche la produzione è molto, molto buona. Beh, abbiamo trovato, insomma, un bellissimo disco, molto ricco, e poi comunque è un'etichetta indipendente che ti segue, no? Sì, la Goodfellas, che da tanti anni lavora nel campo del reggae, prima come distributore e recentemente anche come etichetta vera e propria, non solo nel campo del reggae, hanno diversi gruppi nel loro catalogo, tra cui Muro del Canto e altri molto, molto interessanti.